I'm on my own, against the wall. The pressure's building, but no, I will never fall. Instead of crying, they hear me roar. And now I see that I'm way better than before. I never needed you at all. Think I'll fall down, I'ma watch you fall down. I'm living large now, I never needed you at all. Think I'll fall down, I'ma watch you fall down. I'm living large now, I never needed you at all. I never needed you at all. Watch me shine now. Watch me shine now. I never needed you at all. Chiavi di casa? Sì, le ho. Forza! Faremo tardi! Ehi! Bello, ora ti riempio il costume di neve. Lo hai ancora addosso? Sì, per sicurezza. Andrà tutto bene. È splendido. Prego. Oh. Scusa. Buona fortuna, signore. Grazie, Tim. Guarda, Roxxon non smette un attimo di vigilare, eh? Quanto pare. Buenas noches, vecinos. Ricordate cosa abbiamo perso quando la Roxxon ha demolito il quartiere? Ehi, è tutto ok? Te lo ricordo io. Sì, è solo... Lì c'era la gelateria Paolo, che preparava il miglior gelato artigianale di New York City. E l'asilo Junipero, dove molti bene, di noi sono cresciuti. Tua madre è protetta dalla sua gente. La chiesa di Santa Teresa, dove il coro donava la sua musica al quartiere ogni ora domenica e mercoledì. Shh, anche ora, la Roxxon sta inondando l'intera città con il Nuform, un carburante sperimentale, senza spiegarci i suoi rischi. Questo messaggio è per la Roxxon. L'uomo a cui obbedite, Simon Krieger, è un assassino. Questo edificio è un monumento a tutti i crimini che ha commesso. Non permetterà che apra. L'underground lo fermerà. Abbiamo un problema. Ci fermi! Indietro. Mantenete la calma! Non puoi scappare! Puntare! Tu pensa a loro! Io aiuto tua mamma! Forza! Indietro! Non scherzo! L'aiuto io! Andiamo! Miles, siamo a casa. Dasha sta portando tua madre all'ospedale. Cosa? Come sta? Si è fatta male a un braccio cadendo. Tranquillo, pensiamo noi a lei. Piuttosto, che combina l'underground? Questo attacco non ha senso. Credevo che volessero un Newform, ma qui non ci sono scorte. Devo scoprire cosa ha in mente Dinkere. Ok. Accedo ai tuoi sistemi. Farò tutto il possibile. Buona idea. E Genki, grazie di tutto. Di nulla, bella. Al diavolo, voi e le vostre lucine! Cos'era? Ah.
a casa, ma posso raggiungerti in ospedale. No, resta al sicuro. Ma sei ferita! E se ti capitasse qualcosa mentre non ci sono? Nico, stavolta è diverso dal municipio. Stiamo tutti bene. Resta al sicuro. Entiendes? Quando torno, ti faccio firmare il gesso. Ok, ma... non svemo se in casa. Te chiedo. Zio Aaron, tutto bene? Tutto bene. Stavo cercando te e tua madre. Dove ti trovi? Vado al Braithwaite Bridge. C'è stata un'esplosione. Ok, ma se arriva la Roxxon, scappa. Capito? Cercheranno qualcuno a cui scaricare la colpa e non si accontenteranno di fingere. Ok, terrò gli occhi aperti. L'esplosione è stata enorme. Devo sbrigarmi. L'attacco al Plaza era solo l'inizio. Ho un diversivo. Vai, vai! Di Roxxon! Ehi, ehi, ehi! Non ammazziamoci tra noi, ok? Ci interessa il Nufor. Ignorate il resto. Sbarazzatevene e prendete tutto quello che potete. Che stai facendo? No. Che? Lo destabilizza. A terra! Trattenetelo. Ha fatto saltare il camion. Miles, ho visto l'esplosione. Tutto ok? Io sto bene, ma hai visto? Tinkerer è... in... ci credo. L'ho incontrata oggi. Se solo... se solo avessi capito prima. No, non è colpa tua. Ero così felice di vederla da rifiutare la verità. Devo stare più attento. Devi stare giù. Da strada. Oh mio Dio! Stabilizzarlo. Serve
qualcosa che faccia da ponte. Posso farcela! Un po' più vicino! Il ponte è iniziato. Abbiamo l'altro Spider-Man a tiro. Attendo ordini. Che succede? Non ne ho idea. Roger. No! No, non sono un nemico! Che cosa state facendo? Ci ha salvato! Lasciatelo stare! Vi sto riprendendo! Ragazzo. Siamo di Simon! Metta via il telefono! Ho detto di metterlo via! Ora! Ehi, non la toccare! Andatevene! Ultimo avvertimento! Li ha salvati! Dove è finito? Oh mio Dio! È caduto! Lo hanno spinto! Che è successo? Dobbiamo aiutarlo! La Roxxon non prometteva energia alle persone! Pallottole, altro che energia! Non mi hanno neanche ascoltato. Stai bene? Non lo so. Mi dispiace, Antia, ma sei fuori dalla squadra. Anzi, non mi dispiace affatto. Come sono fuori dalla squadra? Perché? King Samurai ti ha scoperto. Non sei buono. Sei solo cattivo. Sai che c'è? Sì, sono cattivo. E voglio rubare il posto di Capitana, visto che ora è morto e nessuno me lo può impedire. Ti devi fare da parte. Ora. Non puoi ostacolarmi. Lavoro con Prowler e Prowler ti vuole morto, perciò lasciami finire il mio lavoro. Chiaro? No, tu non finisci nessun lavoro. Vai via, se no ti caccio io. Capito? No! Va via, ti prego! Non voglio uccidere nessuno io. O se no, sono costretto a farlo. Antia! Va via! Te lo ripeto un'ultima volta. E non prenderai il posto di capitano. Oh. Dici? Io credo di sì, invece. Non c'è più lui qui ad ostacolarmi. Ma ci sei tu, perciò vai eliminato.
Non ostacolarmi. Sono stato abbastanza chiaro. O te lo devo ripetere un'altra volta? No, non si fa, Capitan Vane. È ora di darti una lezione che non ti dimenticherai. Sono io l'unico vero capitano. No, sei una brutta copia e le brutte copie devono essere eliminate. Mi fai tenerezza, Capitan Vane. Vorrei risparmiarti, ma Prowler ti vuole morto. Perciò devo completare il mio lavoro a tempo debito. Ok, ora basta. Vuoi il gioco duro? Accontentato. Ti spezzo le ossa. Picco. Aspetta un minuto. Sono da te tra 2 secondi. Un secondo e 2 secondi. Strike. Che c'è, stanco Antia? Ehi, vieni qui, codardo. Lo sapevo che ci tradiva. In realtà non lo sapevi, te l'ha detto King Samurai quando è arrivato. Lo sapevo già da prima. Ah, sono così molto arrabbiato che gli lancerò questa sedia in testa. Sai come? Così. Gli spaccherò la testa. Vuoi spaccare la testa ad Antia? Beh, è un super criminale, perciò... Va bene. Se glielo dici a King Samurai sarà contento. Lui adora queste cose. Glielo dirò. E farà con me. Ok. Ci sono anch'io. Ok, vediamo chi devo combattere questa volta. Oh mio Dio, c'è blackout. Non uccidermi, ti prego. Capitan Vane, vieni ad affrontare il tuo destino. 5 anni dopo. Il mio destino è di essere il migliore. Ma vabbè. No. Prendi. Ehi, non si fa. Sei veloce. Ti sei ramollito, blackout. No, invece no. Picchi duro come 5 anni fa. Mancato. Ehi. Che dolore. Sì, esulta.
perché non posso neanche esultare ora. Avanti. No. Non puoi battermi. Non ora. Ehi, perché scappi? Sei una femminuccia? Blackout. Si è arrabbiato. Ma non per troppo. Avanti. Prendi. Stai per essere sconfitto. Troppo non ce la farò più. No. No, bello. Sta giù. Andiamo. Oh, accidenti. Arbitro, devi battere più veloce. Vuoi finirla subito? Sono già stanco. Ah sì? Vediamo come te la cavi. Al buio? Ah, ho paura del buio. Dove è andato? Oh. Ehi. Mi hai fatto spaventare. Non farlo più, Blackout. Mamma mia. Non mi ucciderai. Non hai il coraggio. No. Non hai ancora vinto. Aspetta un minuto. Sei pronto? Vediamo. Tu. Dai. Mi dispiace, Capitan V. Sto per metterti a dormire. E come per esempio. Però non mi importa. No! Finiamola qui. A terra, bello. Bello è un modo di dire. Ma però ho vinto. È stata dura. La gente mi ama. Ok. Si ritorna alla base. E basta. Sì, ho vinto. Come per due bicchieri d'acqua. Peace and love, fratelli. Swartz, vieni qui. Sì, dimmi, Capitan V. Antiace ha traditi. Non è buono, ma è ancora cattivo. E ora che facciamo? Semplice. Se lui si presenta, lo combatteremo. Ah, Swartz, in caso se dovesse arrivare, avvertimi. Ok? Oppure chiamiamo Capitan Man. Ray è molto bravo con queste cose. Sì, ci può stare. Ma basta che non fai casini. Beh, se no te la vedi con me. Capito? Ho una sculacciata da darti.
No, niente, scusate. Va bene. Se lui arriva, ti avverto. Ok. Oddio, questo che cos'è? Ho le allucinazioni. Chi sei? Come hai fatto a entrare qui? Non capisco la tua lingua, ma mi spaventi. Gallotman! Gallotman, che cos'è quel coso? Sta calmo, Capitan V. È Happy, il mio coniglio. Quello là è il tuo coniglio. Che cosa gli hai fatto? Ormai è da 5 anni che è così. Ha lavorato con me e la mia spalla. Sai, ho riprodotto quel mutageno e gliel'ho dato e ora eccolo qui. Sei un idiota! Ti sei fatto scoprire! Non è colpa mia, ma di quello stupido samurai che mi ha beccato. Quindi stanno rimettendo insieme la vecchia squadra. Beh, non mi importa. Ora, tu, vai là e vedi di non fallire una stavolta o ti toglierò il costume. E tu che diavolo sei? E sono il padre di Obscurus. Ora tu lavorerai per me o morirai. Quindi lavori per me. Già, o morirai. A te la scelta. Lavoro con te, ma solo per questa volta. Bene, Capitano è ritornato in vita. L'ho riportato in vita io, con la fiamma eterna rubata da Asgard. E ora lavorerà ancora.